Entriamo veramente nel vivo con la dottoressa Claudia Benedetti, presidente dell'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza. Allora, intanto un matrimonio d'eccellenza, quello che c'è stato oggi, che continuerà domani, 22-23 novembre al Tempio di Adriano. Allora, sicurezza alimentare, perché è vero che tutti noi siamo ciò che mangiamo. Questi due convegni sono molto importanti, intanto un'analisi di cosa è accaduto in questa giornata, entriamo proprio nel dettaglio stretto. Volentieri, cercherò comunque di essere sintetica, perché i temi correlati alla nostra salute, nella quale l'alimentazione ha una parte preponderante, non può prescindere certamente da un discorso anche di prevenzione. Quindi si è partiti con una interessantissima relazione di una biologa nutrizionista che ha parlato di nutrizione per i bambini e per gli adolescenti, perché è fondamentale cominciare proprio da loro. Che cosa significa questo? Creare per loro un patrimonio naturale di salute, perché una sana alimentazione predispone la persona ad un futuro certamente più sano per il proprio corpo. Qual è un altro elemento che certamente è stato messo in risalto? Non solo quindi una sana alimentazione per le persone che diciamo sono sane, ma anche per coloro che soffrono di patologie genetiche e addirittura di persone che hanno subito interventi di colostomia, urostomia o ileostomia, in buona sostanza coloro che, ai quali è stata, si definisce, confezionata una stomia. Quindi non è tanto la gestione di una stomia quanto un'alimentazione che la persona deve riproporsi giorno dopo giorno per vedere la reazione che ha con questa sua nuova realtà. Ovviamente è stato in passato un po' disattesa questa situazione, per cui abbiamo trovato un grande interesse, perché abbiamo coinvolto associazioni quali l'AIOS, Associazione Italiana di Personale Stomoterapisti, e la FAIS, che è la Federazione Italiana degli Incontinenti e degli Stomizzati, quindi le persone, due realtà molto forti che hanno poi imperniato il loro progetto sul benessere alimentare delle persone, comprendendo che una sana alimentazione calibrata rispetto alle loro affezioni ha portato dei miglioramenti proprio della vita quotidiana. L'altro elemento che è stato sottolineato è come l'ambiente stesso influisce ovviamente sull'alimentazione, quindi parliamo di contaminazione di alimenti, parliamo della possibilità per le persone di scegliere un tipo di alimentazione che sia il più genuina, artigianale possibile. Questo indubbiamente le può fare prevenire determinate patologie che oggi vediamo. I medici ci hanno detto gastriti, gastroduodeniti e tali situazioni. Quindi c'è stato un connubio scientifico e un connubio di esperienze. Noi che cosa abbiamo dato in buona sostanza? Opportunità ad associazioni particolari, quali quelle che ho citato prima e quale anche all'associazione che ha una rete di la MCT, che sono quelle delle patologie rare, di venire a rappresentare come la salute, se correlata, ripeto, ad un corretto e buone pratiche alimentari, possa aiutarle anche le persone che hanno più difficoltà a vivere sanamente. Inutile dire che anche le persone che stanno bene, persone giovani e persone anche meno giovani, non è sufficiente la sana e corretta alimentazione. Essa deve essere sempre congiunta alla possibilità di un movimento fisico, e il movimento fisico lo si deve fare all'aria aperta, e l'aria aperta deve essere il più possibile spulita. Ecco, qui vediamo quindi che non solo dipende da noi, ma se tutti questi elementi, noi stessi che viviamo la nostra realtà e la nostra quotidianità, ne siamo fautori, possiamo certamente dire di avere dato oggi un elemento in più alle persone per ascoltarci, per fare delle buone pratiche e per diffondere quella che è la cultura di una sana alimentazione, che è una cultura del rispetto di se stessi. In perfetta linea e sintonia con gli spunti di Liberi.tv.